Amici, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Ci troviamo a Panarea e ci troviamo in questo momento nella spiaggia degli Zimmari, che è l'unica spiaggia di sabbia che c'è qui a Panarea. Però non ci fermeremo qui, perché come vedete qua dietro c'è un sentiero che ci porterà a Calaiunco, che è, a detta di tutti, uno dei posti più belli dell'isola. Quindi affrontiamo questi 20 minuti di camminata e speriamo di trovare un paradiso terrestre. Pensavamo di trovare una salita più morbida, invece è veramente ripida. Noi siamo quasi arrivati alla cima. Qua sotto c'è tutta la cala degli Zimmari. Andiamo, va. Dopo aver lasciato alle nostre spalle l'unica spiaggia sabbiosa dell'isola, proseguiamo il percorso camminando sull'antico sentiero che da Draotto, in circa 30 minuti, ci porta in una delle spiagge più amate dell'intero arcipelago, Calaiunco. Panarea è piccola come isola, infatti ha una superficie di soli 3,2 km quadrati. Per girarla avrete bisogno di biciclette, scooter oppure golf cart. Buongiorno, guardate che vista che abbiamo dal nostro hotel e lì in fondo vedo nuovi ospiti arrivare sull'isola. Su quest'isola non ci si annoia mai, infatti tra le tante attività che Panarea può offrire vi consiglio veramente di provare l'escursione notturna sull'isola di Stromboli, una delle cose più belle e suggestive che io abbia mai fatto. Siamo tornati a Marco perché con lui adesso andremo da lui. A Ginostra, che è una frazione di Stromboli, e come avete sentito c'è regna il più totale silenzio, tant'è infatti che qui ci vivono solo 40 persone. In fondo a questa via c'è un alimentari dove si può fare un ottimo aperitivo guardando il mare e soprattutto ammirando il tramonto.